Con il Parma il gol è garantito. Vuoi anche tu un gol vittoria all'ultimo minuto? Chiama subito l'805-585-586 e con 49 centesimi potrai prenotare un gol di Camarà nei minuti di recupero. E la goduria non la paghi. Con Drissa il gol è garantito. E vincere la partita non sarà più un problema. Chiama subito il numero verde 805-585-586. Drissa Camarà, che gol che ti fa! Drissa Camarà, che amor di giocatore! Ragazzi, benvenuti al post partita di Parma Venezia 2-1. Allora, avete già visto molto, avete già visto come la penso, avete visto che Camarà è risultato determinante e lui è dedicato ovviamente tutto il video. Allora, brevissimo, perché la cosa più bella l'ho vista poco fa. Poco fa avete visto quel bellissimo stacchetto su Camarà. Caro Pecchia, c'entri ancora. Allora, cosa ti devo dire? Ti devo dire che noi siamo passati in vantaggio con Mihaila, giusto? Dopodiché, cosa è successo? Che il tuo prediletto, il tuo amico Osorio, cosa ha fatto? Ha fatto la seconda cappella gigante consecutiva, no? Che ci poteva costare 2 punti, ok? Se non fosse per il golasso atomico di Camarà al decimo minuto di recupero, ci avresti poco da ridere, ci avresti poco da ridere perché saremmo a 2 punti dal Como, no? Non a 4. Quindi, allora io dico, pensaci bene la prossima volta che magari la terza volta di fila vorrai schierare ancora Osorio, che io so vedere sopra la fascia di capitano mi viene da vomitare. Va bene? E cos'altro c'è da dire? C'è da dire poco. Allora, che Osorio si è fatto anticipare come un pollo. Una palla bassa, voglio dire, sei di testa che uno ti sovrasta, io posso che capire, basta che sei in zona, poi Gian Paolo ti sovrasta e io dico, vabbè, l'ha sovrastato, ha fatto gol, pace, però almeno c'eri, metti, no? Ma una palla che ti arriva a mezza altezza, tipo cross, tu ci vai incontro, la sbatti via, non è che ti la fai arrivare, aspetta che arriva, poi la respingo, tanto che arriva quell'altro allunga lo zampino, perché lui è più furbo, no? E ti va a fare gol. Solo che quel gol lì era 1-1, c'era poco da fare, quindi ringrazio San Camarà e Drissa che l'ha raddrizzata la partita e ci ha fatto beccare i 3 punti che meritavamo, perché per l'amor del cielo il Parma meritava. È partito i primi minuti, fino al gol di Mihaila, sembrava di vedere una squadra che doveva giocare in Champions League, cioè non riuscivi a respirare, Parma era sempre lì che ti recuperava tutti i palloni per poi andarti a fare delle azioni d'attacco bellissime. E boh, sembrava una squadra, ripeto, da alta classifica di Serie A, una cosa impressionante. Magari giocasse sempre così, e infatti ha meritato il gol e avrebbe fatto che il secondo gol, se non che Osorio ovviamente deve deprimere l'intera squadra facendo delle cappelle. Quindi dopo la squadra rimasta invischiata e non riusciva molto a reagire, ha rischiato anche di beccarsi il gol del sorpasso. Invece la partita è rimasta 1-1 e al 75esimo il Parma, diciamo, ha provato a fare la spinta finale che effettivamente c'è stata, ha portato il gol anche se proprio all'ultimo respiro, quindi primo gol in campionato del grande Drissa che ha fatto un gol record perché credo che sia la prima volta che si segna al decimo minuto di recupero in Serie B un gol, però dico, Pecchia, pensaci perché, porco cane, Osorio continui a confermarlo, è la seconda cappella gigante consecutiva che qua se non ti andava bene, no, ti costava 2 punti. Cicci Zola lo continui a confermare e su 3 partite ha fatto 2 gatte, ma porco cane, cioè Circati non lo facevi giocare da 20.000 anni e poi una volta lo fai giocare con il Gramo Osorio, una volta con il Gramo Ballo, cioè, cerchiamo di fare dei centrali che siano decenti e usare sempre quelli. Poi per il resto della squadra, se a centrocampo proprio vedi che non ce la fai a non schierare sempre i soliti, fai così piuttosto che niente, tanto almeno il reparto
più gramo che abbiamo è confermato che è la difesa, non il centrocampo e l'attacco, quindi lì ci può sempre andare bene, ma in difesa i centrali non li devi cambiare in quella maniera lì e soprattutto non devi schierare sempre tuo figlio Osorio, perché se no rischiamo sempre. Poi c'è già il culo, perché abbiamo avuto culo, perché non è che Drissa può raddrizzare sempre l'incontro al centesimo minuto, ok? Quindi ti è andata di culo anche stavolta, che Drissa ha tirato fuori il coniglio dal cilindro e boh, però non possiamo rischiare sempre così tutte le volte. Adesso è possibile a Cittadella evitare di schierare magari Osorio e schierare qualcun altro, no? Perché piuttosto, anche se non adoro Del Prato centrale, ma piuttosto mi faccio dei Ciarcati e Del Prato, che almeno sono giocatori normali, e poi sulle fasce metto i soliti. Quindi evito magari di Chiara, ogni tanto metto su qualcuno degli altri che poveretti non li fai più giocare, no? Perché anche Ino, voglio dire, non sarà un fenomeno, però diavolo, ha fatto quell'espulsione quella volta là, non gli hai mai più perdonato in vita tua, cioè l'hai umiliato, non è più entrato in campo. Prima si consola, no? Poverino, e poi dopo però non l'hai mai schierato 5 minuti, quindi dimmi te, e Ino, dopo quell'espulsione, come cazzo si può sentire? Vabbè, Cyprien ha fatto vedere che gioca bene, non lo fai più giocare, gli fai fare delle ispezioni del cazzo. Camarà, lui stesso l'hai fatto giocare all'ultimo e ti ha fatto gol lo stesso, ma ripeto, la continuità vuol dire farli giocare i giocatori che meritano. Quindi se uno gioca sempre più bene, più continui a schierarlo con i compagni e c'è l'intesa. Non fargli fare solo gli allenamenti, poi ah boh, adesso gioca Osorio, gioca Hernani o Son che sta giocando male. No. Chi sta giocando bene lo devi confermare. Farlo star su finché ha un calo. Quando c'è il calo, metti su un altro. Ma dove cazzo c'è stato il calo di Cyprien? Io non l'ho visto. Dove c'è stato il calo di Ciarcati? Non l'ho visto. Allora Osorio ha fatto due cappelle di fila, dovresti relegarlo per almeno 5 partite in panca. Vabbè, basta, ho finito. Facciamo la breve oggi. Bellissimo, secondo me, l'introduzione che ha modo di giocatore di Camarà con tutta la gag. A me è piaciuta, ne farò forse uno short, vedremo. Niente, vi saluto e ci vediamo per Cittadella Parma. Speriamo veramente di giocare come abbiamo fatto i primi 20-30 minuti prima che Osorio decidesse di rovinare la partita e far fare il pareggio al Venezia, poi Giampaolo. E quindi se giochiamo così con Cittadella, in mezz'ora siamo 2-0 per noi. Quindi il Cittadella non è ultimo in classifica, lo so benissimo. Però ragazzi, cioè, siamo superiori, l'unica cosa che abbiamo noi è la difesa di merda. Una difesa di merda, ma soprattutto perché vengono schierati sempre quei due balordi, di Balog e Osorio. Perché se, cioè, o rischi con uno, o rischi con l'altro, o rischi con due in contemporanea, oppure ti trovi giocatori decenti, e anche buoni, come Ciarcati, affiancati da gente che niente, che sai già che figa, o chiudi tutte le parti, o se no da prima o poi, da parte loro, puoi beccare gol, te puoi fare la partitona, ma c'è sempre uno che lascia l'avversario libero di allungare la gambetta, aspetta il pallone che gli arrivi sui piedi per rinviarlo, invece che andarci incontro, quindi è un problema, è un problema. Però dobbiamo tirarcelo dietro, perché purtroppo non si sa com'è. Non si sa cosa ci sia sotto, lui deve sempre giocare, l'innominabile Osorio. Niente, Pecchia, cerca di, boh, cerca di, almeno dici perché, perché in conferenza io non posso sentire dire, ma sapete, aveva due clienti scomodi, poi Giampaolo, è un fenomeno, quindi sai, Osorio, poverino, fa quello che può, Van Basten, l'altro, no, cioè, sta marcando Gullit, sta marcando Leao, cioè, non è facile, no? Ma che cazzo stai dicendo? Sta marcando un po' Giampaolo, che sarà buono, no? Ma non è mica infermabile. Ma poi soprattutto non puoi beccare un gol così da pollo. Quello è del gol da polli, là, su. Una palla bassa, la rinviamo di tacco io. Però ci devo andare incontro al pallone se la voglio prendere prima io. Se no è ovvio che un attaccante di Serie B decente cerca di anticiparti, no? Ci va incontro al pallone per anticiparti, dai, su. Vabbè, basta perché non mi incazzo troppo, perché non è possibile. Cioè, due partite di fila, devo rischiare di perdere dei punti perché c'è in campo uno che non sa difendere. Dai, su. Vabbè, basta così, ci vediamo, non voglio lasciarvi incazzato. Riguardatevi l'inizio perché mi fa troppo ridere. Che amor di giocatore. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao, forza Parma.